Spesso noi abbiamo un'idea di vocazione come un qualcosa di evidente, di scontato, di chiaro, in cui Dio ci chiama e ci affida una missione. In realtà, se leggiamo la scrittura e se leggiamo ad esempio oggi la storia di Mosè, notiamo che c'è sempre un elemento che accomuna tutti. Il fatto che la persona che viene interpellata da Dio domanda alle sue obiezioni, ai suoi dubbi, alle sue inquietudini. Ma è così, perché la relazione con Dio è la relazione con un mistero grande, con un mistero che sfugge alla nostra intelligenza, che sfugge alle nostre capacità, ma dinanzi alla quale sperimentiamo anche qualcosa di paradossale, di cui il Vangelo ci offre una luce importante, quello di trovare il ristoro in Lui, un ristoro di cui si serve di un gioco che è dolce e leggero. Ma come fa a essere un gioco dolce e leggero? E come si fa a trovare il ristoro? Perché vedete, non esiste missione che non è un peso, che non porta prova, che non porta sofferenza. Ma tutto questo è dolce, tutto questo è leggero, perché il sapore di Dio ha il sapore dell'amore, ha il sapore della donazione agli altri. Che il Signore aiuti ciascuno di noi di entrare sempre nel mistero della propria chiamata. Buona missione.